presunti fascisti e i sedicenti antifascisti non si sono incrociati se non di sfuggita. L'annunciata manifestazione di Forza Nuova ha avuto luogo al Tronchetto, circondata da un cordone di poliziotti. Gli esponenti dei centri sociali hanno cercato di infrangerlo, scatenando la reazione degli agenti, e Piazzale Roma è diventato per alcuni minuti un piccolo campo di battaglia. I poliziotti feriti secondo le forze dell'ordine, nessuno di loro sarebbe grave. Due manifestanti sono stati portati via in stato di fermo. I passanti che affollavano la porta di Venezia si sono dileguati in tempo per non subire conseguenze. Gli autobus in arrivo dalla terraferma sono stati deviati al Tronchetto nel breve periodo dello scontro. Le transenne dei cantieri del tram sono diventate armi improprie da lanciare contro la polizia. Gli antifascisti si sono poi dispersi per le calli, radunandosi successivamente in campo Santa Margherita. Il corteo di Forza Nuova ha manifestato al Tronchetto nell'indifferenza generale, poi i militanti dell'estrema destra sono stati trasportati in pullman alla stazione di Mestre. La situazione in Piazzale Roma è rapidamente tornata alla normalità.